latino le cose cambiano per il participio presente, ma procediamo per gradi. Affronteremo questo argomento in latino rivedendo la storia del pedagogus Livio Andronico e dei due figli di Publio Cornelio Scipione. I protagonisti della storia sono, ricordiamolo, Livius Andronicus, il pedagogus, i figli di Publio Cornelio Scipione, Publius Cornelius Scipio, il futuro africano, e Lucius Cornelius Scipio, il fratello minore. Nella storia i due pueri stanno ripassando l'Odissea di Omero assieme al loro precettore privato, il pedagogo Livio Andronico. Dopo aver esortato i suoi nobili allievi, nobiles discipuli, Livio Andronico domanda loro se hanno imparato, didicistis, tutte le storie di Omero, studiate il giorno precedente. I giovani rispondono affermativamente, ma aggiungono di aver trovato, mentre leggevano, molte parole greche difficili. Legimus, magister, le abbiamo lette, maestro, sed legentes, e qui incontriamo la prima forma del participio presente, legentes, riferito a un pronome sottinteso, nos, ma leggendo, mentre le leggevamo, abbiamo incontrato molte parole greche difficili. Legentes è il participio presente del verbo lego, legis, legi, lectum, legere. Livio li rassicura, spiegherà loro le cose difficili, difficilia explicabo, ma lo farà facendo loro delle domande, interrogans, interrogando. Interrogans è il participio presente del verbo interrogo, interrogare, ed è riferito al soggetto della frase. Il pronome personale ego, ego difficilia explicabo, interrogans, l'abbiamo tradotto con un gerundio, quindi con una subordinata implicita. Dic mi, Publi, dimmi un po', Publio,